Maresciallo, lei è una piena artista. Allora, com'è che funzionava? E allora questa bandierina si appensava a Temugna. A Temugna sono tutti i legni che si riunivano nei pressi dell'Aia. Per ora? Però dovrebbe essere orizzontale per essere... è arrivato Paolo Pagliaro, che è stato il primo che ha rotto. Ma non rotto nel senso, ha rotto il terreno, nel senso giusto. Solo Gianni di Pasquale l'ha potuto fare, non c'è niente perché da mangiare, ha coinvolto mio padre era nascosto, moltissime persone, poi il seno col mio suo padre, accento così mio padre soprattutto nordico, vivere, tante oggi. Gente si è sentita allora, dice, quasi valorizzata e ha dato il suo contributo, eccetera, eccetera. Non allora, si sente oggi niente, poi viene abolita questa possiamo legge quasi e le persone gridare al miracolo. Vivere. Tu sei appassionato di cavalli pure? Qui abbiamo anche l'amico Pino Adorno che sta facendo le riprese professionali. Vorrei ringraziare pubblicamente perché hanno dato il loro appoggio alla riuscita di questa manifestazione. Anzitutto vorrei ringraziare i proprietari dell'agriturismo che purtroppo non sono presenti perché la signora Rita dovrà per l'ennesima volta diventare nonna e quindi è dovuta partire per Roma e non la vediamo qua. Quindi l'agriturismo che ci ha ospitato gentilmente ci ha dato quella striscia di terreno dove abbiamo potuto coltivare a nostro piacimento il frumento, anche in Rima. Poi ci sono i nostri due maestri contadini, Paolo Perrizzi e Gino Bucchieri, che hanno lavorato sodo. E poi ci sono le associazioni, naturalmente, perché questa cosa l'abbiamo fatta assieme all'associazione. Anziani, c'è stato un connubio, anziani e giovani. Prologo con Antonio Merenza, più Sicilia con Gabriele Scariolo, che pur essendo alto non lo vedo, ma sta arrivando. E poi c'è Sicilia Antica, il presidente attuale è un altro giovane, Dario Mindanà. Poi c'è la Casa d'Officinario che ci ha dato qualche consiglio. C'è Fabio Giacotto, che è stato diciamo uno dei pochi che ci ha dato anche una mano fisicamente, forse anche gli piace fare il contadino, e quindi quando c'era di sappuliare ci ha aiutato a sappuliare, per mietere ha mietuto anche lui. Poi c'è l'amico Paolo Pagliaro che l'ho ringraziato prima, e poi Franco Briganti che ci ha fornito i cavalli, Pino Adorno e poi il mio cugino Vicentino Di Pasquale che ci fornì a suo tempo la Sinerba, diciamo, che ha tracciato il primo solco. Poi abbiamo alcuni sponsor come il Punto Verde che ci ha regalato i semi, Tumino che ogni giorno sono là per fare piccoli lavoretti sempre collegati a questa manifestazione. Poi ci sono i miei pare fratelli Giuliano Serramente di via Primo Maggio che ci hanno montato e ci hanno fatto la cornice a quella tabella che c'è all'inizio della stradina. Poi c'è Bugliarello Cornici che a costo zero ci farà 15 cornici per l'attestato di partecipazione. E poi c'è anche la Alessandra Lapila del negozio Kalos che completerà questo attestato di partecipazione con l'applicazione di una spiga originale del nostro frumento. Mi sembra che se ho dimenticato qualcuno. Ah, poi c'è Enzo Ciappaglione, abbiamo fatto assieme lo Spaventapasseri, anzi pensavo lo Spaventapasseri di portarlo qui. Va bene, adesso vediamo se trovo qualche cireneo che si carica la croce.
Allora l'aria è mutata. La prima canzone che vi ha fatto sentire le parole iniziali era Ciasse, Baio, Calaria è mutata. Adesso ve la faccio risentire, che è troppo, almeno per me, troppo bello. Non te capisco, scivo. Si vede che non ne ascoltala bene e la prova anche per i cavalli. Fatta? Allora faccio una carrellata io sulle ragazze. Mi passa di la nostra chiosa. Poi abbiamo un allievo contadino qua. Attenta alle sigarette, Ecco, tu dagli le indicazioni giuste, Paolo. Moriamo. No, ci ha malevati per ora. Sono tutto sai. Qui ci sono già due associazioni, più di Ciglia e Prologo Sortino. Chi è tu giovanotto? Giuseppe La Rosa.